Questo Avellino sembra proprio una squadra in apnea, gioca meglio quando va sotto. Oggi al Partenio ha ripreso concentrazione e grinta dopo aver subito il secondo gol, troppo tardi. Ha sfiorato comunque il pareggio, ma poi il Torino ha messo a segno il classico colpo del KO. Il miracolo di Bergamo è rimasto senza bis. Terzo minuto, angolo di Junior, tutti aspettano Serena, invece arriva dall'altra parte Dossena e sblocca il risultato. La reazione degli irpini non è incisiva come le altre volte. Comunque Barbadiglio approfitta dello scivolone di Galbiati, ma trova Martina in buona giornata. Al settimo Paradisi è fortunato su punizione di Junior. Poi, subito dopo, è bravo ad intuire il colpo di testa di Serena. Sulla rimessa è l'Avellino a sfiorare il pareggio, ma Diaz e Colombo si ostacolano, il tiro è fiacco e Galbiati si riabilita. 24esimo. Diaz in aria viene messo giù da Danova. L'arbitro Longhi, un po' incerto oggi, dice che bisogna continuare. E Schachner, dall'altra parte, grazie alla rete irpina, tutto solo davanti a Paradisi, autore di un cortissimo rilancio. Il rigore è per gli ospiti al 32esimo, questo l'intervento di Amodio su Serena. Dagli 11 metri, Junior, bella la sua partita, non sbaglia. Ripresa. Faccini ha appena sostituito Ferroni quando viene atterrato in area. L'arbitro sposta il pallone di quel tanto che basta per concedere solo la punizione dal limite. La botta è di Colombo, la risposta ottima di Martina. La rete irpina arriva al quarto d'ora, angolo di Colomba e colpo di testa di Amodio. Pareggio in vista e appassionato incitamento della folla. La squadra ora gioca meglio, ma è Dossena 10 minuti dopo a gelare tutti. Parte in sospetta posizione di fuorigioco, fa tutto da solo e chiude la partita.